Bentrovata Campania, ben ritrovati ai telespettatori di Prima TV e Telenostra, la vita ed il lavoro ai tempi della pandemia. In questo nostro spazio d'approfondimento, tanti ospiti per parlare di diversi argomenti, per provare a scattare una fotografia in chiaroscuro sul virus, sulla vaccinazione, sulle luci e le ombre che pure si registrano e poi il grande tema delle riaperture, a cominciare anche dalla scuola lunedì con il 100%, fino al 100% in presenza. Di questo e di altro parleremo con chi è deputato a prendere le decisioni e chi in qualche modo le decisioni poi le vive quotidianamente sulla propria pelle. In questa prima parte però proviamo a mettere un punto fermo e lo facciamo con l'ausilio del professor Matteo Bassetti, che ringraziamo per la disponibilità e che è collegato con noi via Skype. Ben trovato professore. Quando e come ne usciremo è la domanda banale e scontata che le faccio subito, perché immagino anche tanti le chiedano: ma quando finisce questa storia, professore? Ma allora, se la domanda è quando finirà definitivamente il problema del Covid come lo abbiamo vissuto nell'ultimo anno, probabilmente bisognerà attendere almeno il prossimo autunno, cioè quando avremo una parte consistente della popolazione italiana che sarà vaccinata, quindi almeno il 70-75% degli italiani vaccinati, vorrà dire che il virus circolerà molto meno. E in qualche modo avremo una sorta di immunità di massa, immunità di popolo o immunità di gregge, come uno la vuole chiamare. Ma anche dopo che avremo raggiunto quell'immunità, comunque è evidente che ci saranno ancora dei casi, di infezione da coronavirus, perché abbiamo in qualche modo, avremo comunque un 20-25% della popolazione ancora suscettibile. Mi auguro che però, avendo messo in sicurezza le persone più fragili, le persone più deboli, allora non dovremo più avere gli effetti che abbiamo avuto fino ad oggi. Questo è, se vogliamo dire, quando saremo in qualche modo fuori. Ma io credo che ragionevolmente fuori da questa terza ondata e comunque fuori dalla problematica di continuare a apro, chiudo, chiudo, apro, sì, no, io credo che ragionevolmente il mese di maggio dovrebbe essere, anche in virtù del fatto che la stagione migliora dal punto di vista climatico e che abbiamo vaccinato le persone più fragili, dovrebbe essere un momento, spero, almeno non dico di totale serenità, però di vedere un po' più di luce, ecco. E lo speriamo tutti naturalmente. Professore, mi faccia fare l'avvocato del diavolo o anche il portavoce dei complottisti, in Italia non mancano. Non è che queste aperture che ci apprestiamo a vivere, a cominciare dalla ripartenza del commercio, speriamo lunga, il più lunga possibile, con la riapertura delle scuole, quest'altro 1,5 milioni di studenti che torna in presenza alle superiori, ci sia un rischio ragionato anche nel voler aumentare il contagio, qualcuno dice, per arrivare più velocemente all'immunità di gregge? Gli ho fatto una premessa, è una provocazione. Ma io non credo, io credo che noi fondamentalmente abbiamo aspettato finché abbiamo potuto aspettare, dopodiché si arriva a un punto in cui la pazienza e la tollerabilità da parte dei cittadini arriva al limite, quindi ha più senso in qualche modo assecondare in sicurezza alcune, come dire, richieste piuttosto che continuare nei divieti. E allora è chiaro che il rischio zero non esiste oggi, e se tendiamo a rischio zero dobbiamo aspettare probabilmente ancora 6-8 mesi. E il problema è se lo può permettere l'economia italiana e la psiche degli italiani e le altre malattie che non sono il Covid questi 6 mesi, io non credo. E quindi ragionevolmente oggi certamente c'è un rischio, lo sappiamo tutti. Credo che queste progressive ripartenze, anche la riapertura della scuola, siano misure di buon senso. Poi è chiaro che bisogna sapere che non sarà un liberi tutti, deve essere un graduale ritorno alla normalità, poco per volta, seguendo le disposizioni, ma sfruttando fondamentalmente che cosa? Una cosa che ci differenzia molto rispetto al resto dell'Europa, che è il clima. Cioè noi abbiamo la fortuna di avere un'Italia, voi insomma la vostra regione è straordinariamente bella da questo punto di vista, però
una forza climatica. Cosa vuol dire climatica? Si va sugli autobus, si tengono i finestrini degli autobus aperti, si va a scuola, si tengono le finestre aperte, si va all'aria aperta in un bar, in un ristorante, con i distanziamenti, con l'aria aperta. E questo è sicuramente un grande vantaggio. È chiaro che ci sono dei rischi. Noi però ovviamente dobbiamo cercare di far sì che i rischi siano più vicini allo zero, ma sappiamo che zero non esiste. Senta, professore, il tema della scuola sarà uno dei temi caldi di questa trasmissione perché è in qualche modo anche un tema divisivo, ma il rischio ragionato a 40 giorni dalla fine delle lezioni, laddove non ci sono le condizioni, soprattutto di sicurezza legate ai trasporti, al tracciamento che praticamente è saltato. Vale la pena correre questo rischio? Guardi, il problema è questo, dipende che cosa vogliamo dalle nostre generazioni. Noi abbiamo lasciato per 2 anni praticamente scolastici i nostri ragazzi senza una scuola vera, cioè una scuola come noi la conosciamo, italiana, con la S maiuscola, con le interrogazioni davanti al professore, con i compiti in classe, con quella che è la scuola vera e seria. Qui il problema è, vogliamo continuare a fare una scuola che non è scuola? Perché è evidente che la DAD non è scuola, ma è un surrogato della scuola, o vogliamo almeno per 40 giorni dare un'idea di che cosa voglia dire la scuola per prepararli alla vita, perché a questi giovani a cui abbiamo tolto 2 anni di frequenza scolastica non gli torna più, eh? Non è che gliela possiamo ridare dopo. Per cui queste sono responsabilità di un paese, di un grande paese. Perché il problema è stato non oggi, il problema è stato prima, quando non siamo stati capaci e in grado e c'erano le condizioni di far tornare i nostri ragazzi a scuola. Il maggio dell'anno scorso c'erano tutte le condizioni per tornare a scuola, in tutti i paesi d'Europa i ragazzi sono tornati a scuola, noi no. Le abbiamo interrotti quando probabilmente si poteva continuare Cioè e lei quindi dice le adesso condizioni il non le avremo rischio neppure a evidentemente. settembre-ottobre, mi sembra di capire. Insomma, voglio dire, io penso che ci siano stati momenti in cui il resto del mondo è andato a scuola e noi ci siamo andati, quindi le domande se le devono porre quelli che non hanno mandato i ragazzi a scuola quando andavano mandati. Ora, io credo che ragionevolmente, ripeto, rischio zero non esiste, ma i contagi nella scuola sono sicuramente molto pochi, anzi tendono a zero, è chiaro che c'è tutto un contorno, ma o noi siamo così ipocriti da pensare che i ragazzi che non vanno a scuola poi non si incontrino ai giardinetti, nelle piazze, nei campetti di periferia che fanno regolarmente, oppure finiamola con questa ipocrisia italica, facciamoli tornare a scuola come è giusto che sia, controllati con le mascherine dove sono previste e in qualche modo ordinati, per dargli l'idea che l'Italia, che la scuola italiana non è morta, non è finita, perché in questi 2 anni purtroppo, ripeto, la DAD ha decretato, a mio parere, un fallimento completo dell'insegnamento Con scolastico. screening sanitari oppure no? Si parla di test salivari, il governo Certo, starebbe. sarebbe un'ottima idea, perché no? Test salivari rapidi, fatti con screening quando si rientra, fatti magari con una cadenza ogni tot, analizzando molto bene le condizioni dei ragazzi. Insomma, io credo che si possa fare in ragionevole sicurezza. Oggi, oltretutto, avendo i nonni vaccinati, speriamo buona parte di loro, è chiaro che il rischio si riduce, perché prima cosa succedeva? Il ragazzo andava a scuola, si contagiava, faceva pochi sintomi e magari contagiava il nonno o lo zio che vivevano a casa con loro. Oggi questi nonni, questi zii, ci auguriamo che siano vaccinati e quindi anche quel rischio di portare a casa il male è minore. Professore, a gennaio quando ci eravamo sentiti si ipotizzava, si cominciava a parlare di Sputnik. In Campania, sa, De Luca ha messo la quinta e ha già prenotato il vaccino e chiede all'AIFA di pronunciarsi, ad EMA ed AIFA di pronunciarsi rapidamente, o sì o no, ma dice, stiamo sprecando tempo perché potremmo già utilizzarlo. Lei come la pensa? Ma io allora, sicuramente penso che sui vaccini bisogna andare uniti, non si può in qualche modo andare disuniti, cioè che ogni regione, io mi compro lo Sputnik
io mi compro il cinese, io mi compro quello. Bisogna andare uniti. Però sul fatto che De Luca abbia ragione, che Haifa debba correre, cioè che Emma debba correre, che Haifa gli debba correre dietro, sono perfettamente d'accordo. Cioè, credo e mi auguro che Emma arriverà brevissimo all'approvazione di Sputnik e poi che il nostro governo nazionale sappia in qualche modo approvvigionarsi del vaccino. Vede, il problema grosso del vaccino Sputnik è che è un vaccino che potremmo produrre in Italia, ma non credo che oggi le dosi a disposizione in Russia siano sufficienti per il fabbisogno neanche della regione Campania. E Quindi De Luca bisogna ne ha proprio. comprate di più, dice che è pronto poi a mettere a disposizione anche del paese il surplus. Ma io credo, guardi, io ho contatti diretti, sinceramente non mi pare che ci siano tutte queste dosi di Sputnik disponibili. Comunque, io credo che debba essere un'operazione, evidentemente, almeno per quanto riguarda l'acquisto dei vaccini, fatta evidentemente dal governo e dal Ministero della Salute. Domani c'è anche l'ok, probabilmente per Johnson & Johnson. Anche questa è una buona notizia, nel senso, quanti più vaccini ci sono, poi meglio è per accelerare, o no, professore? Guardi, la buona notizia è che noi abbiamo evidentemente molti vaccini e ne avremo ancora di più avanti. Quello che le persone si devono rendere conto è che noi abbiamo una variabile fondamentale da tenere in considerazione, che è la variabile tempo. Qui non è questione del quando, del quanto, è questione del quando. Cioè noi abbiamo bisogno di avere moltissimi vaccini tra pochissimo, cioè oggi, domani. E quello di Johnson & Johnson è evidentemente una realtà già pronta. Quindi io mi auguro che non ci siano ulteriori rallentamenti, perché vorrebbe dire ogni rallentamento all'approvazione di un vaccino, ogni rallentamento al vaccino già iniziato, vogliono dire migliaia di morti. Non dimentichiamocelo questo, perché tanti parlano dei morti possibili e potenziali legate alle famose trombosi, legate ai vaccini, che sappiamo essere uno su 600, 700 mila o 1 milione di vaccinati. Non dimentichiamoci che ogni giorno il virus in Italia fa 300-400 morti e in Europa, quando si rallenta una vaccinazione, sono migliaia di morti. Quindi quei 1 milione di vaccinati in cui c'è il beneficio, vuol dire avere 1 milione di persone che potenzialmente non finiscono in ospedale e non muoiono. Sicuramente fa bene il professore Bassetti a sottolinearlo, non ci stancheremo mai di ripetere che dietro i numeri poi ci sono le storie, i volti, un grande patrimonio, quello che il mondo sta perdendo, quello dei nostri anziani, no? Dei depositari della saggezza. Poi però anche su questo De Luca dice acceleriamo le isole COVID-free perché bisogna dare un segnale, cioè che si riparte anche col turismo. Ecco, nella priorità, nel dover scegliere se non avremo vaccini a sufficienza, è giusto dal suo punto di vista, che so, mettere da parte un attimo i 60-70 anni, che pure rappresentano qualcosa come il 3% purtroppo della fascia di popolazione esposta al rischio, per privilegiare alcune categorie produttive? No, non credo che sia una cosa intelligente. Noi dobbiamo mettere in sicurezza tutte le persone con più di 65 anni e lo dobbiamo fare molto rapidamente. Dopodiché è evidente che si possono pensare a strategie diverse. Io credo che a quel punto si debba procedere in maniera, senza bisogno di dire facciamo i 64, 63, 62, 61. A quel punto si aprirà la vaccinazione, si dirà prenotatevi, tanto più o meno la situazione non è che è diversa tra il 64enne e il 59enne in termini di rischio. Diciamo che abbiamo preso e assumiamo i 65 anni come la classifica delle persone più fragili, come succede per gli altri vaccini. Quindi io credo che sul discorso delle isole COVID-free, io personalmente sono d'accordo, ma vede, il problema è che l'operazione isola COVID-free non la deve fare De Luca. L'operazione isola COVID-free la dovrebbe fare il governo italiano, che in qualche modo, cercando di tutelare una risorsa straordinaria del nostro paese, che è il turismo, decide di mettere non l'isola di Capri o Ischia o Procida, che sono le vostre bellissime e straordinarie isole, ma lo fa per tutte le isole minori. Per cui dice: facciamo un'operazione di marketing, investiamo 80.000 vaccini sulle isole minori e ce lo vendiamo, tra virgolette, come un'operazione di grande marketing dell'Italia, come ha fatto la Grecia, come sta facendo la Turchia, come fanno altri È paesi. d'accordo con De Luca Bassetti, è questo quello che vuole fare il presidente della Giunta regionale Campana?
Io sono su quel, ecco, Però io lei sono dice lo deve fare il tante governo, è volte, io chiaro. sono stato tante volte in disaccordo con De Luca, anche se lo stimo molto perché secondo me è un ottimo governatore. Ovviamente qualche volta ha delle idee su cui io non mi sono trovato d'accordo, ma su questa credo che sia un modo per promuovere il nostro turismo. Oggi sicuramente dire sono Covid-free grazie ai vaccini è un modo di attirare molti turisti, soprattutto dall'estero. E parleremo naturalmente nel corso della trasmissione, poi dando voce agli operatori del settore. Ci chiedono, professore, dal punto di vista clinico o medico, alcune persone vaccinate sviluppano anticorpi, altri un po' meno. Che cosa significa? Ma più in generale, che cosa abbiamo capito un po' di più di questo virus? C'entrano anche fattori genetici o piuttosto il gruppo sanguigno nella gestione poi dei pazienti, dei singoli casi? Guardi, col virus abbiamo capito, con i vaccini, che non bisogna fare a chi non è esperto il lavoro degli esperti. Per cui quelli che vanno a farsi gli test sierologici per vedere, ah, ma vediamo se ho gli anticorpi, non lo devono fare, è un grande errore. Perché tanto gli anticorpi che vengono fuori col vaccino sono anticorpi diretti contro la proteina spike, per cui ci sono alcuni esami di laboratorio, alcune sierologie che non li rilevano e che quindi potrebbero risultare lo stesso negative. Ma io le faccio una domanda. Ma lei, quando ha portato suo figlio o i suoi figli a fare la vaccinazione del morbillo, a fare la vaccinazione della parotite, a fare la vaccinazione del difterite pertosse, gli ha fatto la sierologia per vedere se avevano sviluppato gli anticorpi? Assolutamente no. E allora perché lo deve fare per il Covid? Allora, cerchiamo di evitare di far diventare una malattia infettiva, che è giusto che venga gestita da chi ha studiato per questo, a essere una malattia declinata dal popolo. Qui sembra la formazione della squadra di calcio ai mondiali. Io ho il numero 8, ci metto Tardelli, no, aspetta, ci metto Che si è vaccinato oggi, Rossi. la notizia è di poco fa, si è vaccinato Tardelli. Quindi. Molto bene. Professore, in ultimo salutandola e ancora ringraziandola, i vaccini, la produzione dei vaccini, i brevetti, siamo di fronte ad una, come dire, guerra che, commerciale che investe la geopolitica. Insomma, perché non c'è la possibilità di vaccino per tutti? Perché le grandi case farmaceutiche non collaborano e cooperano in questo che è il male del mondo. Ma guardi, il vaccino per tutti in realtà ci sarà e c'è. Il vaccino che è tanto attaccato dalla gente dicendo che è un vaccino nella realtà fatto da Big Pharma contro i poveri del mondo. Nella realtà il vaccino di AstraZeneca è il vaccino che costa meno. Mai un vaccino è costato così poco nella storia dell'umanità. Neanche il vaccino dell'influenza che costa mediamente 10 euro costa così poco. Per cui il problema non è dei brevetti, il problema è che c'è nel mondo purtroppo una componente troppo forte ancora, secondo me, vaccino scettica, che è molto difficile convincere, e quindi gli sforzi sono stati fatti proprio per arrivare ad avere un vaccino per tutti, perché ripeto, un vaccino che costa 1 euro, se anche voglio dire vogliamo levare il brevetto, ma meno di 1 euro vorrai non farlo costare, voglio dire, no? 1,20 euro, 1,50 euro mi pare il minimo, no? Voglio dire, è quello che costa Ma molto di tantissime molto. persone sarebbero disposte a pagare, no? Quelli che non sono scettici, anche ad investire di tasca propria pur di avere Ma certo, io penso, guardi, io credo il che vaccino. arriveranno 50-60 vaccini, non sarà, l'ultimo dei problemi sarà quello economico, ci sarà il vaccino per tutti, il problema non sarà avere i vaccini, il problema sarà farlo fare il vaccino, perché, ripeto, c'è ancora una componente nel mondo troppo importante, troppo grossa, che ai vaccini ci crede poco. Io mi auguro che anche questi, piano piano, vedendo i benefici che si vedranno nelle persone vaccinate, si convinceranno. Professore, grazie e buon lavoro, a risentirla più avanti nei prossimi mesi. Intanto speriamo poi di averla anche fisicamente, passata la pandemia da queste parti. Buone cose, professor Bassetti. E Grazie a voi, grazie, arrivederci. dopo aver ringraziato il professor Bassetti, noi ci separiamo soltanto per una brevissima pausa perché ricominciamo con il grande tema della scuola, di cui Bassetti anche ha detto, ma
che cosa accade? Accade che molte scuole non riaprono, altre fanno registrare grandissime percentuali di assenza. Poi da lunedì si parte con il piano trasporti, cercheremo di capire se è operativo o meno, e il tema delle vaccinazioni in Campania che procedono a singhiozzo. Potrete intervenire allo 0825 31399 se lo vorrete per interloquire con gli altri ospiti che stanno per raggiungerci. A tra poco.